Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, bentornati nel mio canale. Oggi super pagellone in compagnia della mia ragazza. Buongiorno a tutti. Inter Sampdoria 3-0. Prima di iniziare, come sempre, cosa gli chiediamo? Di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per le notifiche, di mettere like e magari di lasciare un commento. Esatto, questo è fondamentale per aiutarmi a crescere. Partiamo subito a bomba che non c'è tempo da perdere. Onana, ieri super partitone dell'Inter, dove Onana si è, diciamo, è stato poco impegnato, quasi mai, ha fatto solo una parata nel finale di gara, una parata importante, perché quando stai praticamente tutta la giornata, tutta la partita a prenderti il caffè seduto nel tavolino in serenità e in tranquillità, non è facile farsi trovare pronto all'87esimo, all'88esimo, nell'unico fondamentalmente tiro in porta che fa la squadra avversaria. Lui ha risposto presente e solo per questo merita, secondo me, una sufficienza abbondante, perché comunque è giusto, è importante farsi trovare pronti in queste situazioni, cosa che magari Handanovic spesso e volentieri in passato non ha fatto. Detto questo, Onana prima o poi, io dal mio punto di vista, prenderà qualche insufficienza, perché anche ieri continua a fare qualche piccolo errore che fortunatamente finora ci è andata sempre bene. La palla gli sfugge dalle mani in una presa non ottimale, poi la palla esce in calcio d'angolo, però in situazioni del genere dove lui non è sicuro dovrebbe rinviare, invece prova la presa e poi gli sfugge il pallone, quindi non mi piace per alcuni aspetti, ma per altri sicuramente ha fatto molto bene, come ripeto quest'unica parata che ha fatto. Comunque, siccome la problematica non si è creata, gli voglio dare una sufficienza abbondante. Certo. Si è guadagnato un bel 6,5, secondo me? Sì, assolutamente. Okay. Un bel 6,5 glielo possiamo dare a Onana. 6,5 Onana. Skriniar fa una partita, diciamo, sufficiente, buona, una buona partita. Sta ritornando lo Skriniar che conosciamo tutti, però chiaramente non è stato molto impegnato. E soprattutto in fase difensiva, perché la Sampdoria ha attaccato veramente poco, l'attacco della Sampdoria ieri veramente nullo o quasi, quindi gli voglio dare un voto più che altro politico, perché comunque si è impegnato, ha fatto bene, ha qualche ripartenza, ha bloccato qualche situazione un po' ambigua, diciamo una sufficienza piena, però ripeto, niente di che. Gli diamo un po' meno di Onana, gli diamo un 6 più. Esatto, gli diamo un po' meno di Onana, che ha fatto un intervento importante nel finale di gara, però gli diamo comunque una sufficienza piena perché si è comportato bene. De Vrij ha fatto davvero una gran partita, sia in fase difensiva, che è quello che è il suo compito fondamentalmente, ma fa il gol, finalmente si sblocca anche a livello realizzativo, speriamo che questo gol possa sbloccarlo mentalmente, un po' possa dargli un po' più di fiducia, che secondo me è quella che gli è mancata, perché le qualità lui ce le ha sempre avute. Gli è mancata la concentrazione negli ultimi 6-7 mesi, però questo gol dimostra che lui è comunque all'interno, al momento del progetto Inter, gli deve dare tanta fiducia, quindi gli diamo un voto importante sia per la prestazione in fase difensiva, ripeto, sia soprattutto per il gol fondamentale che ha aperto e sbloccato le danze. Che gli diamo? Gli diamo un bel 7, certo, gli diamo fiducia anche noi. Certo, con un gol del genere è giusto un difensore dargli un bel 7, lo premiamo. Bastoni anche lui ottima prova, dopo un inizio di campionato un po' balbettante, anzi più che balbettante direi proprio negativo, Bastoni si sta riprendendo già da qualche gara, sono 2-3 gare che si sta riprendendo, voglio dargli un bel voto perché fa un assist meraviglioso che mi ha ricordato quello di qualche anno fa contro la Juventus, sempre per Barella, fondamentalmente la stessa tipologia di azione, la stessa tipologia di gol che poi è andato, che è arrivato, e quindi Bastoni fa questo assist di 70 metri meraviglioso per Barella, che poi bravissimo nello stop, ora Barella ci arriviamo, e nel tiro. Lo voglio premiare con un bel voto, anche perché anche in fase difensiva si è comportato bene. Anche Bastoni un bel 7, secondo me. Anche Bastoni ci sta sicuramente un bel 7 anche a Bastoni. Dumfries invece fa una partita secondo me sufficiente. Questa è la parola adatta. Spina nel fianco, come io lo soprannomino già da un po'. Stavolta un po' meno, sì, perché obiettivamente non è stato così pericoloso in fase offensiva. In fase difensiva anche lui, come tutti gli altri, non è stato molto impegnato, però sicuramente un punteggio così di scarto, così ampio, con un 3-0, lui
ci mette sicuramente il suo, sempre abbastanza concentrato, ci prova, però una sufficienza, secondo me, niente di più. Un 6, quindi. Un 6 va benissimo. Barella invece, a parte la prestazione tutto tondo, centrocampista totale, 4 gol, considerato anche quello in Champions contro il Barcellona nelle ultime 5 partite da un centrocampista, cioè sono numeri da super bomber, da super attaccante, è quello che sta dando diciamo il via alla rinascita tra virgolette dell'Inter dopo l'inizio di campionato veramente negativo. Lui insieme a qualcun altro stanno veramente dando il via a questa rinascita e dobbiamo premiarlo per un gol veramente veramente importante, molto molto bello e difficile, anche difficile era da fare, sul primo palo di destro, insomma veramente molto molto difficile, grandissima prestazione di Barella, gli diamo sicuramente un voto importante, anche un 7 anche a lui, come sì come De Vrij, stesso principio, fanno entrambi un'ottima partita a 360 gradi, in più condita dal gol, sicuramente un 7. Çalhanoğlu da quando sta giocando in questa posizione come regista davanti alla difesa al posto di Brozovic, sta facendo anche meglio di quello che, tranne vabbè a livello realizzativo se parliamo di gol, però poi condisce le sue prestazioni con assist, quindi oltre al recupero, all'interdizione, alla fase difensiva, a tutto, condisce anche le prestazioni con gli assist, l'assist che appunto per De Vrij che porta il primo gol dell'Inter è il suo, ed è forse, se non, ieri ho ascoltato i telecronisti dire a fine gara che forse è quello che ha fatto più assist negli ultimi anni in Italia, 48, una roba del genere, quindi anche per questo gli diamo un voto importante, spero che ora col rientro di Brozovic possa comunque tornare nel suo ruolo a fare molto molto bene e a darci anche qualche gollettino in più, perché lui ce l'ha nelle corde. Quindi anche Çalhanoğlu secondo me un voto molto simile a Barella, se non anche uguale. Lui sì, un bel 7. Gli diamo un bel 7, sì, sia per l'assist sia per la prestazione veramente molto importante. Mkhitaryan, anche lui continua nel periodo positivo, ottima partita anche per Mkhitaryan, secondo me è mancato forse il gol, ma però è nel vivo del gioco, si sta abituando al ruolo di mezzala, soprattutto contro queste squadre un po' più scarse, come dicevo nei video contro Vittoria Pilsen, fa meno fatica a interpretare appunto il ruolo della mezzala, a fare anche la fase difensiva, e oggi, anche ieri diciamo, in questa gara con la Sampdoria si è comportato molto bene, gli diamo una sufficienza abbondante anche a Mkhitaryan. Un bel 6 e mezzo, sì, ci sta, Mkhitaryan 6 e mezzo, ci sta tutto. E Di Marco continua anche lui nella sua serie di partite molto molto positive. Ieri, altra partita veramente molto bella di Di Marco, che in questo ruolo di fascia sinistra, di quinto a sinistra, sta facendo veramente la differenza. Mi dispiace un po' per Gosens che non sta trovando spazio, sinceramente ieri mi aspettavo di vedere Gosens, non dico titolare, anzi sì, dico titolare, me lo aspettavo titolare, ci poteva stare tranquillamente. Inzaghi sta insistendo con i fedelissimi, con quelli che stanno portando risultati fino a questo momento, però Di Marco anche ieri assist, cross, uno sempre di quelli più pericolosi, si sta adattando molto molto bene a questo ruolo, e quindi anche lui una sufficienza abbondante. Un 6 e mezzo allora anche lui. Sì, anche Di Marco con Mkhitaryan ha fatto un'ottima gara, quindi 6 e mezzo anche Di Marco. Dzeko invece non condisce la partita con il gol che l'ha contraddistinto nelle ultime gare, però fa sempre una prestazione sicuramente sufficiente, tiene il pallone, lo smista, qualche piccolo errorino in fase di regia offensiva che da lui magari non ci aspettiamo, però è anche vero che ha quasi 37 anni, si stanca più facilmente rispetto ad altri, è giusto che sia così, è giusto che sia così. Ora col rientro di Lukaku avrà modo di rifiatare un po' più spesso, comunque ieri una partita sufficiente, gli diamo la sufficienza, sì. Allora diamogli un 6 più, visto gli diamo che anche un 6, va bene, 6 più a Dzeko che dimostra sempre l'impegno. Ci aveva provato anche a segnare ogni tanto lui non è quasi mai egoista, solitamente preferisce il passaggio, l'assist, ieri che doveva invece passarla ha provato il tiro, però questo dimostra la voglia che sta avendo questo giocatore di sentirsi importante per la squadra, di voler segnare anche lui, quindi va bene, sei più Dzeko, mi sta benissimo. Lautaro alta, grandissima prova di Lautaro che non segna per pochissimo, purtroppo nell'unica vera reale occasione che ha colpisce un po' male su assist di Di Marco,
però continua sempre le sue prestazioni, nel recupero, nel pressing. Ormai è, non so quante partite consecutive è che gioca continuamente e fa sempre, sempre bene, sempre leader in campo. Veramente si vede la sua presenza, si sente, è importante per la squadra. Gli diamo una sufficienza più che abbondante. Un bel 6,5, sì, diciamo. Sì, sicuramente Lautaro 6,5 se lo merita tutto. Acerbi, Acerbi entra nel secondo tempo e stava per mettere in difficoltà la squadra, anche se relativamente sul risultato ormai di 3-0, nel finale di gara con una deviazione che impegna Onana, insomma la palla va in calcio d'angolo, però tutto sommato entra abbastanza bene al posto di un bastone ammonito. Io questo cambio non l'avrei fatto e ora poi mi ci ricollego sul discorso della votazione che do a Inzaghi, però Acerbi gli diamo una sufficienza perché secondo sei. Me sì, sì, se la merita, se la merita. Bellanova invece entra, ha anche abbastanza minuti a disposizione per farsi vedere, per mettersi in mostra. Praticamente non tocca quasi mai pallone, non è mai cercato dai compagni, non si ritrova nelle azioni né offensive né difensive. Insomma, io ogni volta Bellanova mi sembra un pesce fuor d'acqua, non so mai che voto dargli. Io direi di un senza voto proprio Bellanova. Senza voto? Sì, sì, perché non ha toccato talmente pochi palloni, non riesco a dargli né la sufficienza né tantomeno un'insufficienza perché non ha fatto niente di che. Allora. Gli do un senza voto a Bellanova. Aslani invece entra rifacendo rifiutare Çalhanoğlu negli ultimi 10-12 minuti. Lui tocca qualche pallone, io lo voglio sempre premiare perché è un giocatore che secondo me merita tanto. Gli voglio dare una sufficienza sicuramente per una buona partita che ha fatto, buon 10-15 minuti finali di gara. Numero 6. Sì, sì, diamo un 6 ad Aslani. Lukaku entra nel secondo tempo, anche lui gioca all'incirca una mezz'oretta, 25 minuti così. Sì, tocca pochi palloni, ancora non è in condizione, si vede un po' macchinoso, un po' lentuccio, però lui ci mette sempre l'impegno, lo vogliamo vedere così, gli diamo la sufficienza di fiducia perché certo. Speriamo che Lukaku la merita sempre perché ci dimostra sempre l'impegno, certo, e sperando che prima o poi si possa sbloccare, magari chi lo sa contro la Juve, speriamo tra una settimana. Correa, uomini e donne, ce l'ha fatta, mister tronista ce l'ha fatta, finalmente, cioè, Correa, non... poi vedimi, mi fa esaltare questo giocatore, da che non fa niente, lo fa veramente schifo, a che fa una prestazione incredibile, fa un gol partendo dalla difesa, su calcio d'angolo avversario, parte dalla difesa, si fa 65-70 metri, palla al piede, facendo impazzire tutti i difensori avversari, fa i movimenti corretti, poi al limite dell'area scaglia un destro, sotto l'incrocio, sul primo palo, incredibile, gol, bellissimo. E poi ha un'occasione anche per fare il 4-0, per fare un ulteriore gol, quindi una doppietta, poteva starci anche una doppietta di Correa, però purtroppo in quell'occasione molto più semplice rispetto al gol che poi aveva fatto, tira una caramellina addosso alle mani del portiere, là invece bisogna essere un po' più cinici, un po' più freddi, più cattivi, sotto porta, a lui manca questo, è un discorso, non è psicologico, perché lui le qualità tecniche ce le ha, però a livello mentale, a livello caratteriale è poco incisivo, lui dovrebbe migliorare in questo perché potrebbe fare veramente molto più la differenza, però per il gol che ha fatto sicuramente un voto bellissimo. Un voto più alto di tutti. Certo, certo. Un bel 7 e più. Certo, gli diamo questo più, mi sei piaciuta, per la fiducia che gli dobbiamo dare a questo ragazzo che ha bisogno della nostra fiducia e sperando che possa migliorare sempre di più. Arriviamo a Inzaghi. Inzaghi, gli voglio dare un voto sufficiente perché comunque ha preparato bene la gara, si è visto, i ragazzi hanno dimostrato appunto attenzione alle direttive che lui aveva dato, però non lo voglio premiare più di tanto perché io mi aspettavo che facesse giocare o addirittura Gosens titolare, cosa che meritava sicuramente, ma al posto di Bastoni ammonito, sì, ma ormai sul risultato di 2-0 cosa vuoi che succeda? La gara era nelle nostre mani, difficilmente una squadra abbastanza scarsa ieri come la Sampdoria, poco in partita, poteva impensierirci. Io avrei lasciato Bastoni titolare sicuramente perché in campo l'avrei lasciato, anche se era ammonito non ha importanza, Inzaghi ha questa fissazione di far uscire gli ammoniti, in questo caso vista la partita dove non correvamo rischi, non correvamo pericoli, avrei lasciato Bastoni in campo, avrei fatto entrare Gosens, gli avrei dato almeno una buona mezz'ora di fiducia per farlo giocare. Ora sicuramente Gosens giocherà a titolare, ve lo già anticipo, sicuro, contro il Bayern Monaco in Champions dopodomani, però
Non mi sta bene. Lui dovrebbe giocare di più perché se lo merita. È un ragazzo che sta dimostrando di essere un professionista esemplare e merita di giocare, seppur Di Marco sta facendo molto molto bene. Quindi Inzaghi gli diamo, secondo me, un voto sufficiente perché ha portato i tre punti a casa, risultato importante all'Inter. Però qualche scelta non mi continua a non convincermi. Mettiamo 6, quindi. Sì, gli mettiamo un 6 e basta. Ragazzi, il paginone è finito qui. Quest'oggi io e Iole vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio. Vi diciamo sempre forza Inter. Forza Inter e tiè a tutte le cucche che ci provano sempre, sperando in un passo falso di quelli che ci stanno davanti in questa giornata. Buona giornata a tutti, ragazzi.